cattedrale di Brescia. Qui, in questo duomo dedicato a Santa Maria Assunta, fu ordinato sacerdote il 29 maggio 1920 il futuro Papa e oggi Santo Paolo VI. Giovanni Battista Montini fu anche arcivescovo di Milano e cardinale per volontà di un altro santo papa, Giovanni XXIII. A lui, a Papa Roncalli, il cardinale Montini sarebbe succeduto sulla cattedra di Pietro nel 1963. Il nuovo Papa Paolo VI avrebbe continuato e concluso il 21° Concilio Ecumenico della Chiesa che era stato aperto dal predecessore Papa Buono un anno prima che morisse. Il concilio celebrato e concluso a 100 anni dal precedente di Pio IX ha cambiato la Chiesa in alcuni aspetti liturgici per renderla più vicina ai fedeli. Da allora il sacerdote non celebra più con le spalle rivolte all'assemblea e neanche in lingua latina, ma nelle lingue locali del mondo. Anche il messale non è più quello della messa tridentina del 1570, quello in vigore al tempo di Giovanni XXIII. Si potrebbero citare altre variazioni sul tema, ma con le quattro costituzioni promulgate, come coi decreti e le dichiarazioni, il Concilio Vaticano II lascia immutata la dottrina del cristianesimo su cui è fondata la Chiesa. Immutabile e stabile la sostanza, ma più adatta alle esigenze del mondo contemporaneo. Con la lingua parlata che entrava nel culto liturgico, la dottrina cristiana diventava più comprensibile e più vicina alla gente, e la gente più vicina a seguire i fondamentali dell'insegnamento del Vangelo di Gesù, che è venuto nel mondo per gli uomini di oggi, come per quelli di ieri e di domani. In questo rinnovamento la Chiesa Cattolica si pone come trade union tra Dio e gli uomini. Si avvicina a questi uomini per conoscerli nelle loro varietà di santi o peccatori, di egoisti pieni di sé o di fragili che piangono. Una Chiesa vicina all'uomo come egli è. Una Chiesa di padri e figli che si incontrano e si abbracciano.